Ecco, stiamo salendo al secondo piano del palazzo, che tra parentesi non ho detto, ma è di proprietà comunale, e siamo già in compagnia delle icone. Le icone. Adesso entreremo in un mondo davvero diverso. È un mondo, diciamo, che non è il nostro, è il mondo del cristianesimo ortodosso, quindi greco, russo e tutti i paesi dell'est. Vedremo dei, non sono quadri, sono dei libri che parlano dell'infinito di Dio. È una finestra aperta sull'invisibile. Due cose soltanto, poi brevemente le scorreremo velocissimamente. Primo, le icone hanno un canone, cioè hanno un tema fissato già dalla storia. Dal prima del Medioevo il pittore deve avere certi colori, le immagini devono avere certi atteggiamenti precisi, per cui sembrano uguali. C'è la mano dell'artista, chiaramente. Questo è perché il pittore non sia troppo originale, ma parli sempre con la lingua comune della liturgia. E secondo, c'è molto simbolismo, il simbolismo dei colori, il simbolismo degli atteggiamenti, cioè, insomma, è un mondo in cui bisogna entrare in punta di piedi e con grande intelligenza. Vi sono 100 circa icone, esattamente 98 icone, grandi, piccole. Le più grandi sono da chiesa, che sono collocate nella iconostasi, cioè il muro di legno che separa l'altare dalla navata dei fedeli. Icone di Cristo, naturalmente, icone della Madonna, porte regali, chiamate le porte che immettono dentro lo spazio sacro, perché nessuno può vedere il sacerdote mentre celebra l'Eucaristia. E se andiamo avanti vedremo appunto come queste icone sono sfolgoranti nei colori, nei loro ori e anche certe cornici bellissime, e sono tutte da vedere singolarmente nei particolari e anche, ripeto, nei colori. I doppi colori sempre della divinità e dell'umanità, gli atteggiamenti delle mani, le stelle di Maria, della sua verginità, il modo di benedire di Gesù. E poi vediamo ancora, scorrendo velocemente, tante icone particolari, alcune sono veramente particolari, come ad esempio questa che è in porcellana, questo ovale e questi tondi in porcellana incastonati in questa cornice di legno, tutte sulla figura di Maria. Oppure, ancora se volete più originali, le icone con le rizze. La rizza è un termine russo che indica la protezione, cioè la custodia della icona. Sotto noi abbiamo interamente disegnata l'icona, poi sopra viene messa una custodia, viene messa appunto questa rizza per proteggere, ma anche per abbellire l'icona stessa. Può essere d'argento, può essere di rame, può essere ad esempio di perline, tantissime, migliaia e migliaia di perline unite insieme, o anche di cuoio, tutte a protezione della immagine appunto che rimane sotto intera. Ecco, in quest'ultima stanza abbiamo i santi, alcuni santi, quelli diciamo più gettonati, virgolette, nel mondo ortodosso, cioè San Nicola, che noi diciamo San Nicola da Bari, ma loro chiamano San Nicola da Mira, era vescovo di Mira, San Giorgio, e se volete l'ultima chicca, l'ultima particolarità, il calendario. Questo è il calendario di tutti i santi durante l'anno. Ecco il mese di gennaio, il mese di febbraio,
il mese di marzo, o se volete interamente il mese di marzo, tutti i santi, o se volete anche 12 striscioline, uno per mese, i santi del mese di gennaio, febbraio, marzo, aprile, eccetera. Si chiamano menologi, cioè i santi dell'anno, comprese anche le feste della Madonna. Sono particolarità veramente belle.